Mair Pinadoc, nata e cresciuta a Bonito, la prima donna alla guida del wrestling italiano. Jessica Magno, classe 92, ha conquistato la presidenza dello sport che combina combattimento e spettacolo dopo una gavetta di anni che l'ha vista ricoprire dapprima ruoli marginali, fin poi a raggiungere i vertici. Sono soddisfazioni abbastanza grandi, insomma, dopo tanto comunque ce l'ho fatta. Da che sono partita con un piccolissimo ruolo ad arrivare a una carica così alta, comunque è importante per me. Perché scegliere il wrestling? Perché è uno sport diverso e anche perché in Italia è una realtà poco conosciuta, quindi ho preferito questo tipo di sport proprio per renderlo più visibile e farlo conoscere un po' di più. Sono stati il suo entusiasmo e la sua voglia di fare a convincere il movimento italiano, un ambiente prettamente maschile, a darle fiducia. Raccolta la sfida, Jessica è ora pronta a rivoluzionare il wrestling, aggiungendo quel tocco di rosa in più. Porterò comunque qualche modifica al classico programma, ci saranno tante evoluzioni e cercheremo un po' di unire tutti gli atleti che attualmente sono presenti in Italia, faremo molti più show anche dalle mie parti, così anche in quelle zone lì cercheremo di far conoscere lo sport e tutto, perché oltre a quello che si vede è veramente famiglia.